aia! Oh mio dio! Raga, Non lo so. Io ero qua a fianco a voi, porca miseria. Un'ora che cammino perché mi sono ripreso l'armatura. Sono dovuto andare a castello. Ma nella strada del ritorno hai incontrato qualcosa? No, non ho fatto niente, non è successo niente. Sono arrivato a vedervi e mi è caduta una caterva di fulmini. Sì, secondo me c'è l'intruso da qualche parte sugli alberi, nascosto, che tipo ci sta osservando. E quando io sono passato sotto dove era lui, probabilmente i corvi. Capito? Sì, lui i ci corvi, vede attraverso, è vero. Sì, gli occhi dei corvi. Lui ci vede attraverso quelli. Vabbè, sentite, chi se ne frega. Se vuole guardare, rimanga pure a guardare. Tanto noi abbiamo le nostre cose da fare. E oggi, quello che dobbiamo fare è sconfiggere. In teoria dovrebbe esserci uno Yeti. Ok, poi cosa troveremo io non lo so, perché probabilmente non sarà lo Yeti. Però voi siete pronti, mi raccomando, qualsiasi cosa. Vai, entriamo. Okay, perfetto. Mi raccomando, fate andare avanti a me, tenete le bacchette in mano e proviamo a vedere che cosa, certo, c'è dentro. Abbiamo illuminato l'ultima volta. State attenti che, essendo ghiacciato qui, si scivola un pochino. Però dobbiamo fare anche questo passaggio per andare avanti. Illumina ancora, Lion. Illumina, però dovrebbe essere. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, raga, è bruttissimo. È tutto nero e rosso con gli occhi gialli. È orribile. Ma non era così. Occhio, era bianco normalmente. Raga, tira roba. Tira tipo blocchi di ghiaccio e li sta lanciando a me. Porca, bene? Sì, ma è orribile, cioè è veramente brutto. Cioè è spaventoso. Allora, ascoltate, cerchiamo prima di capire che cosa possiamo fargli. Io non... con le magie io sto messo un po' male. Qualcuno di voi lo può accecare? Posso provare io? Allora, congelarlo. Attento, sono zombie. Aio. Aiutatemi, miseria, aiutatelo. Congelarlo è totalmente inutile e sta creando anche degli altri Yeti. Okay. Anzi, probabilmente gli facciamo anche un favore a congelarlo. Esatto, gli altri Yeti sono bianchi, però anche loro hanno la faccia rossa e gli occhi non gialli. Non stare al buio. Ok, aiutami, illuminami sotto. Io gli sparo. Noi illuminiamo. Raga, è forte, fa un ruggito fortissimo. Lo sentite, porca miseria, sembra... cioè, veramente mostruoso. Non ci possiamo avvicinare, raga. Cercate di parlare forte, così io vi sento, perché vi giuro fa un rumore totale. Cioè, raga, è fortissimo. Sorprendentemente funziona il fatto di congelarlo. Quindi continua a farlo. Ascoltami, però. Ma tu occupati di quelli. Io sto uccidendo quelli piccoli, perché se ci prendono ti lanciano per aria. Vado. Uccidi quelli piccoli. Uccidi quelli piccoli. Vai, aiuto, aiuto. Che io non posso usare. Porca miseria, la spada di Spectrite che ormai sta distrutta quasi meno metà. No, raga, così non lo uccidiamo, però. Cioè, vi giuro, è fortissimo. Fanno male anche con i piccoli. Anche con la spada di Spectrite non gli faccio praticamente niente. Oh mio Dio, cosa sta facendo? No, raga, è una tempesta. Nascondetevi. No, dobbiamo colpirlo. È forte, è tanto forte. Io ci sto andando con la spada di Spectrite, non la vorrei consumare. Ho bisogno però di cure, arrivo. No, Anna, per il momento va tutto bene, ma mi ha preso e mi ha lanciato. Occhio, per aria. No. Lo fanno anche quelli, ragazzi, piccoli. Guardalo, oh mio Dio. Cioè, è fortissimo. Quello congela, eh? Anna, potrebbero servirmi un pochino di cure. Meno male, arrivo, che ho recuperato l'armatura nuova, perché altrimenti senza armatura qua ci sarei morto di sicuro. Dai, raga, dovete aiutarmi. Menatelo anche voi. Arrivo. Attento con la spada, però, attento. Allora no, scusa, è vero, avete ragione. Non menatelo, se uso la Spectrite non potete avvicinarvi, ok? Scusa se... Vai. Ve l'ho chiesto. Che la neve fa male. Continuate a menare da lontano. Mi è solo curare, io da vicino. Gelato. Ok, tenetelo congelato, tranquilli, ce la facciamo. Sto tornando, occhio, non occhio, fermo. Ok, vai tu un po'. Vado, tu. Non riesco. No. Ok, ci sono, è congelato. Raga, allontanatevi e basta, va bene? Lo finisco io. Io mi devo allontanare un attimo. Allontanatevi e basta, lo finisco io, che fa un ruggito assurdo e mi sta veramente sfondando le orecchie, raga, veramente. Cioè, porca miseria, sono più forti i rumori, ti stordiscono talmente tanto, maledizione. Vai, che non si capisce per niente. Ci sei quasi. Ci sto provando, raga. Mi sta assordando, mi ha preso in braccio un'altra volta, mi sta lanciando. No, Non ti avvicinare. Vai. Andato. Mamma mia. Oh mio Dio. Raga, sto coso si chiamava 4335 Golem. Il golem di 4335, il golem dell'intruso, è addato. E si vedeva. Però le somiglianze c'erano. In origine doveva essere l'Alfa Yeti. Infatti, lo Yeti. Il pelo che mi ha dato è quello dell'Alfa Yeti. Però, quando mi è spuntato l'achievement del fatto che l'abbiamo sconfitto, c'era scritto 4335 Golem. 4335, ovviamente. Non dimentichiamoci che l'intruso. Ascoltate, sti Yeti che ci sono qua, visto che ce n'è un fiume, li ammazziamo tutti. Secondo me conviene. Ma perché? Attenzione. No, lasciamolo, accidenti. Scusami, tosti, Che cacchio di idee ti fai venire? Sono un sacco forti. Ti prendono e ti lanciano per aria. Dai, ammazziamo, raga. Non sono così forti. Su, per favore, Non è che se ci lanciano per aria ci moriamo istantaneamente. Dai, menategli, veloci. Vai. Vai, però, su. Porca miseria.
raga, effettivamente ci avete un po' ragione che sono fottini. No, non conviene. No, 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 raga, secondo me conviene però, perché metti caso che queste cose dobbiamo ucciderli, altrimenti non possiamo andare avanti. E noi rimaniamo così, magari poi si ricrea quell'altro schifoso. Uccidiamoli, raga, veramente, uccidiamoli tutti, dai, non sono così forti. Dai, su, dai, dai, dai. Dai, su, su, su. Ad ammazzare uno. Occhio a quella spada, ti sto vicino, piano. Non starmi vicino, scusa, altrimenti questi cosi. Che mi ha preso e mi ti ha lanciato addosso. Non muoiono questi cosi, raga. Mi viene il sospetto che ce ne dobbiamo andare e basta. Dai. No, ce la facciamo, ce la facciamo. Io qui ne ho ammazzati altri tre. Io pure ci sto provando, ma non finiscono mai. Quanti ce ne sono? No, io mi devo curare. Andate via voi due, tanto non fate niente, Mario e Stefano. Cioè, sinceramente. Ma non gli faccio proprio nulla, niente proprio. Io continuo a ricevere anche dei fulmini. Ma che sta succedendo, infatti? Non ne so, non so se c'entra l'intruso che ci sta guardando, sta cercando di rendercela più difficile, ma. Gli va abbastanza male, perché noi riusciamo a farcela molto facilmente, perché siamo troppo forti. Dai, finiti. Ce ne mancano un paio lì da quella parte dove sei tu, Anna, e basta. Abbiamo noi. Maledetti. Me ne sto occupando io, tranquillo. Dai, basta, lasciamoli stare, basta, Anna. Dai, li hai uccisi quasi tutti. Dai, non ne rimangono quasi più. Basta così, non voglio rimanere qui un'ora. Rischiamo anche che attiriamo l'intruso di più. Mario e Stefano, dove siete? Vedo Mario di là. Siamo fuori, è lucidato. Ok, tranquilli però, mantenete la calma, Ste, non perdere la calma, non ti agitare. Non sono ti agitato. Tu, mi agito. Stai urlando, non sei agitato, scusami, Continuavano a lanciarmi, mi palleggiavano. Ho capito. Allora non dire che non sei agitato, sei molto agitato, ti devi calmare. Sono finiti, ce ne sono tre da quella parte, ma chi se ne frega, va bene. Ignoriamoli. Tanto anche perché secondo me non finiscono neanche sti cosi, Cioè, a me sembra che rimangano e che se ne creano continuamente di nuovi. È probabile, guarda. È stato abbastanza difficile. Devo dire, veramente tanto era difficile. Era inaspettatamente fortissimo. E l'unica cosa che ci ha salvato, attenti che ce n'è uno che ci sta seguendo. Attenzione, levati. Levati. Quest'ultimo l'ammazzo io. Payan, ok, perfetto. È stato pesante, anche per i rumori, perché poi sembra una cosa, dici, vabbè, abbassi il volume, però nel mentre del combattimento non ti puoi fermare ad abbassare il volume. E no, quel fatto puoi. Che loro urlano e fanno quei versi ti distrae. Sembra, è tipo una specie di abilità in più che loro urlano, anche perché ti intimidisce. Esatto, no? Cioè sembra che siano più forti anche di quello che sono, perché fanno sti urli, questo rumore. Poi nemmeno. Il fatto che ti prendono e ti lanciano per aria veramente ti rende quasi impotente. Raga, zitta. E la ragazza sta piangendo. Dobbiamo tornare? Mi sa che è forte. Sì, dobbiamo tornare assolutamente. Sì, sicuramente ci sta chiamando perché ha bisogno d'aiuto. Sta succedendo qualcosa al castello. E che cavolo, ma ci mancava anche questa adesso. Dai, qua. Non me lo ricordo per niente, Anna. No, era dall'altra parte. Andiamo seguiamo Anna, dai, che lei più o meno se di lo ricorda. Era. Se no potremmo provare a chiederle di teletrasportarci al castello. Non lo so, ma se lei sta piangendo vuol dire che lei è impegnata in qualcos'altro. Cioè magari sta cercando di difendere il castello. Se noi le chiediamo aiuto per portarci da lei, la potremmo distrarre esatto, comunque se c'è l'intruso. Esatto, se c'è l'intruso in questo momento. Ricordate che l'ultima volta era apparso scritto che lei era uscita dal gioco, che voleva dire che lei praticamente era indebolita probabilmente, o comunque non aveva le forze, forse. Si doveva ricaricare, è probabile. Oddio! Dove? Non lo so, è Gaster, non lo so. Attenzione, dividetevi. Non lo so dov'è. Miseria. Ma perché dividiamoci? Non va bene. Sì che va bene, perché altrimenti riesce ad ucciderci tutti in un colpo solo. Così almeno se va male qualcosa uno riesce a scappare. Dove cavolo è? Anna, aspetta, ti devo dare la flasca. Anna. Cosa stai dicendo? Anna? Come Anna? No. No. Ragazzi, Mario, deve bere Anna. Perché deve bere Anna? Io ho già bevuto io. Ne ho bevuto un sacco di quel sangue maledetto. Perché deve e bere Anna? E ora tocca a lei. Cosa vuol dire? Mario, tocca cosa accidenti stai dicendo? Raga, ammazzi. Non bere Anna, non bere. Anna, non bere. No, non bere. Raga, mantenete la calma. Uccidiamo aiutatemi, tutti questi ragni. Ragazzi, ok, uccidiamo i ragni. Uccidiamoli tutti, che sono fortissimi. Sono fortissimi questi. Se n'è andato. Bright se n'è andato. No, non sembra ancora lì. Dove? Io non lo vedo. Adesso gli sparo. Anna, tu devi resistere, ok? Non bere. Sì, sì, tranquillo. Non bere. Qualsiasi cosa succeda, ma non se ne bere. Ma parlo proprio, io non bevo niente. Mario, Anna, Mario no. Una volta uccisi i ragni, le devo dare la flask per forza. No, veramente. Mario, no. Basta. Anna, io ma perché bevuto. Non la bevi tu? No, perché lui fidati se lui non è già papà e ciccia con l'intruso. Fermi, calmi. Occhio, fermi. Raga, vi ho detto, levatevi, uccidete sti cavolo di ragni e basta. Basta, ok? Fermi e zitti, Mario. Non dare niente non a nessuno. Non più. Sono finiti. Ma porca, ma quanti ce n'è? Ma dove cacchio è quell'infame? Basta, dove cavolo è? Che deve essere nascosto. Però ho dato la flasca a Anna, Anna deve bere. Non deve bere, no, Anna, no, non no, bere. No, non se ne parla. Non può bere. Anche Anna. Fermi tutti qua al centro, sono finiti, tutti qua. Ok, allora, te mi devi dire, ti è arrivato un altro messaggio, pezzo di schifo, che non no, dice mai solo niente? No, un'altra flask. Ok, quando ti è arrivata l'altra flasca? Adesso? Adesso.
No, allora, prima di tutto, allora mi spieghi come mai tu dici che Anna deve bere. Infatti, e non dici che io. Detto? Infatti, cioè, no, da, stai zitto, non lo voglio. Te ce ne racconti di cazzate. Te ne racconti e di cose che non dici. Ma va bene, ok, va bene. È quello che vuoi fare, ok. Però lei non beve, Anna non bere. Perché un ma conto. Ma non ci penso proprio. Poi il fatto che se ne esce così all'improvviso, Anna, cioè, devi bere. Ah, Mario, dai, che cacchio, non è che siamo scemi. Non ti do ad attaccare, no, no. Ormai lo sapete. Ha sicuramente, sì, ho un capito. Messaggio, ce l'ha sicuramente. Ovvio, ce l'hai, perché c'è scritto, no, che non, deve non bere lei. Non c'ho nulla, ce l'hai, veramente. Non ce lo vuoi far vedere, ma ce l'hai. E c'è scritto che deve bere Anna. E secondo me l'intruso vuole rubarci Anna, vuole portarla via, vuole farla diventare un, come quando io ero mostruoso, no? Capito? Che io poi te sono diventato. Vuole farci diventare tutti in quel modo? Secondo me sì. Infatti no, Mario, cioè regoliamoci. No, 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 regoliamoci. Ne basta uno, francamente. Regoliamoci, perché a sto punto allora conviene che continuo a berlo io sto sangue. Cioè dallo a me piuttosto, così tanto l'ho io ormai sono. Lei, ce l'ha Anna, ce l'ha. Porca Anna. Miseria, lei non lo deve bere, Mario, non lo deve bere, ma almeno. Ma no, perché l'hai preso? Buttalo! Anna, dallo a me, non buttarlo sei via, sicuro? Ma dallo a me. Sì, dallo a me, porca miseria, perché almeno tanto io ormai sono già contaminato, quindi conviene che io lo tengo sì, ma io. Ma se lo tengo io non lo beve nessuno. Va bene, tienitelo te allora, però non lo buttare, perché guarda che un conto è no, dire non che lo non butto. Lo bevi. Però buttarle un altro paio di maniche. Ascoltate, abbiamo perso un sacco di tempo. Dobbiamo andare al castello. La ragazza, la ragazza ci stava. È vero. Però dimenticato. È successo sto disastro. Poi c'è questo qua che ogni volta, porca miseria, sembra una sponsorizzazione. Bevi, bevi, bevi. Ma che ti paga? Come volete voi. Come volete voi. Va bene. Va come bene. Volete andiamo, voi. Raga, andiamo. Allora, ascoltatemi ma attentamente. Comando. Andiamo al castello con il comando. È l'unico modo perché abbiamo tardato un sacco. Era 191 teleport spazio castle. Dovrebbe essere così. In teoria dovrebbe funzionare. Non me lo ricordo. Io spero che funzioni. Sta funzionando, sta funzionando. Da qualche parte, sì, 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 sì. Da qualche parte siamo andati, credo. Io sono tutto bloccato, però in teoria io dovremmo ho caricamento. Esserci. Anche io. Ok, ci siamo fuori. Siamo fuori dal castello. Siamo fuori dal castello, raga. Qui mi sembra che sia tutto a posto comunque. Ci sono le guardie. Fuori dal castello non c'è niente. Ci rimane da provare dentro il castello. Io provo ad aprire perché e vedere che ancora cosa. Non sto al castello. Ma non lo so, guarda, probabilmente no, perché dai. Stai a scambiarti qualcosa con quello schifoso dell'amico tuo dell'intruso, oh, guarda. Ancora? Sì, ancora, no, ancora. Continua a ricevere messaggi. Ma stavolta non riesco a salvarti neanche io, perché dici che sei bravo, sì. Te ne esci dal gioco, bravo, sì. Ma che dite? Ma cosa stai. Qual hai fatto apposta, scusa, non sei. Allora, non provare a dire che sei nel nero perché non è vero, perché stavolta ho visto che sei uscito dal gioco. Quindi mi spieghi. Se sei uscito apposta e ci sta a fare un. No, io non ho fatto niente, non ho potuto fare nulla. Ah, sì, sì, certo, sì, come no. Ci credo proprio. Allora puoi rientrare, magari. Che cosa ne dici? Mi sembra il caso, visto ci che. Provo, ci probabilmente provo, siamo provo, sotto attacco. Ma come al solito, quando siamo sotto attacco, Mario decide di andarsene. Non è la prima volta che succede, anzi. Probabilmente io. Succede tutte le volte che succede qualcosa di brutto. Tu non ci sei mai. E guardate cosa c'è dentro il castello. La sorpresina. C'è l'intruso. Tanto benissimo. Era ovvio. E guarda un po', noi siamo in uno di meno. Perché Mario ha deciso che ce ne doveva uscire. E guarda non lo decido io. Non guarda lo decido, caso. Veramente. Puoi stare zitto, che abbiamo altri problemi di cui pensare. Va guardate. Bene, va bene. Porca miseria. Stai occhio. Zitto, Mario. Mannaggia te. Porca miseria. Dobbiamo. Ma io non attento che ci ha separato di nuovo. L'ho visto che ci ha separato. E sta lanciando quella che specie facciamo? Di. No, no, raga, oh mio Dio. Ci sono le statue. Le vedo, raga. Come no, qua ci rischiamo di morire, qua ci rischiamo corri, di morire. Corri da noi, corri da noi. Non posso correre da voi, però io non sono più sotto il suo controllo, quindi siamo abbastanza bene. Le statue non sono da me, probabilmente sono venute da voi, quindi ve le dovete gestire voi. Io vedo l'intruso. Non sono neanche qui. E non mi sta più sparando, non so se mi ha perso di vista, penso che stia guardando voi, sta guardando voi. C'è una statua qui da me. C'è una statua qui da me. Sta andando Anna, sta andando Anna. Anna, non ti far toccare, non ti far raggiungere da lui. Assolutamente no, che non mi faccio toccare. Cerchiamo di attirarlo fuori dal castello, è meglio fuori dal castello che dentro. Andiamo fuori. Tutti fuori, fuori, tutti fuori. Mario, se te non ti sbrighi a rientrare, guarda, per io me. Sto fa di tutto. Sì, sì, fai di tutto, fai di tutto. Ma per me, se non ti sbrighi a rientrare, è l'ennesima conferma che c'è sei dalla parte dietro. Sbagliata. La vedo, bravo, congelala. Uccidiamola, congelala. Adesso ci mettiamo in mezzo alla foresta. Ci facciamo. Tanto lui vuole noi. È ovvio che vuole noi. E secondo me, in questo momento, l'intruso vuole Anna più che altro. Quindi noi ci mettiamo in mezzo alla foresta. Perché vuole Anna? Non lo so. Perché, non lo so, probabilmente ha capito che se lei. Occhio di là, occhio di là. Che tipo, è forse il membro più importante, magari per fare qualcosa, per dividerci. Forse per fare Anna. Cosa? Può essere che tu, Anna, sei. Forse lui ha capito che tu sei il paciere tra di noi. Quando io e Stefano ci accaniamo contro Mario, sei sempre tu di solito che dici: no, tranquilli, no, fermatevi, non litigate. E lui vuole dividerci. Quindi probabilmente. E Anna ci tiene unita. Esatto. Anna ci tiene uniti. E lui sta cercando di Leon, toglierla da Leon! Noi. Oh che mio sta Dio. Ma che cavolo? Mario.
guarda, non me far dire parola. Mario, muoviti, che devi muovere. Sei vergognoso. Sei vergognoso. Io mi sto allontanando, ve lo porto via se veramente vuole me. No, Anna, assolutamente non ti devi dividere da noi. Tu non ti devi dividere da noi. Ce l'ho davanti io a lui. Io non gli posso fare niente, perché ovviamente colpirlo mi sembra l'ultima cosa che posso fare. Ci sto anche provando, ma figura, guarda, poi mi prende in giro, perché tanto io comunque neanche lo posso colpire. È davanti a me. E io gli sto sparando e non gli faccio niente. E sta riandando verso il castello e mi tira le palle quelle là. Le palle del drago, lo schifo là, quelle palle di fuoco. Raga, cosa facciamo? Io dentro il castello non lo voglio far rimanere. Io sto provando a tornare, raga. Te devi stare zitto, non, perché io sono parlare. Sicuro che appena torna Mario se ne va l'intruso. Sicuro, o viceversa a sto punto, che appena se ne va l'intruso, magicamente Mario ricompare. Che è tutta una cosa molto strana, quasi inspiegabile. Attento! Però... a un certo punto io inizio a spiegarmelo due o tre cose. Si è chiuso dentro il castello. Guarda, si è chiuso pure la porta. È come se volesse proprio dirci: entrate. Sì, ci vuole attirare dentro il castello. Ma io ho paura. Eccola, guarda. Dai, non è possibile. Guarda caso. Non ci posso credere. Non è possibile. È una presa in giro. Non è vero. Non c'è più l'intruso. Se lì dentro. Volete, no, aspetta, raga, stai zitto. Te devi stare zitto. Devi stare zitto. Zitto, non ti voglio sentire. Guarda. Se non c'è l'intruso, non mi fido più di Mario. No, ma io sono convinto che non c'è più l'intruso. Io sono convinto. Non c'è più l'intruso, non c'è più, guarda, non c'è più. Ma che cavolo stai dicendo? No, cerchiamo bene, cioè cerchiamolo. Non c'è più, Mario, hai rotto veramente le scatole. Non è possibile. Io non ho fatto nulla, ok, veramente. Allora, certo, no, va bene, ma quindi tu ti aspetti che noi crediamo che è stato un caso, che l'intruso è arrivato, tu sei sparito, poi... tu sei uscito dal gioco, che è diverso. Poi l'intruso se n'è andato. Visto. E tu sei ricomparso. Lion. È stata una cosa precisa, al millimetro, al decimo di secondo. Che c'hai tu? Che c'è? Guarda. Cosa c'è? Non mi dire un altro messaggio. Ma porca miseria. Adana. Cos'è dell'intruso? È Adanna questa. No, aspetta, non è dell'intruso, non è rosso. Non è dell'intruso. C'è scritto: evocami con la tavola di Ouija. E la. Potrebbe essere la ragazza cyborg. C'è una donna come. Cioè, è tipo azzurra. E c'è una donna. Un po' brutta, però la ragazza. Mi sa che è lei, eh? È lei. E c'è scritto: evocami con la tavola di Ouija. È lei. Andiamo. Allora, te non pensare che abbiamo finito, con te. Non pensare che abbiamo finito. Assolutamente. Cos'hai? Un vocabolario di tre parole? Di qua la tavola. Scuse, proprio, non c'hai scuse. No, non ce l'hai le scuse. Allora, andiamo. No, non dobbiamo andare lì. Allora, andiamo direttamente in quella sua. Tanto la tavola di Ouija ce l'abbiamo anche là sotto. Entriamo nella stanza della ragazza e vediamo che cosa succede lì dentro. Secondo me potrebbe essere una trappola. Però d'altra parte di solito lei non ci contatta mai in quel modo, capisci? No, è vero, lei non ci ha mai chiesto di evocarla con la tavola di Ouija. L'abbiamo fatto noi la prima volta. Però che ne sai, magari potrebbe essere che gli è successo qualcosa. Può essere che l'intruso abbia attaccato il suo laboratorio qua sotto e magari ha distrutto l'ologramma. E quindi lei sta chiedendo di essere rievocata praticamente. Spero potrebbe di no. essere. Ma potrebbe essere. Ci siete tutti, Mario? Eccomi, ci sto, niente colpe. Scusami, amico. Hai un attimo rotto le balle. Adesso te lo dico chiaramente. Scusami tanto, perché eri rimasto indietro prima di tutto? Stavo solo a scendere le scale, mamma mia. Sei più lento del normale a scendere le scale. È strano. La ragazza è ancora qui, quindi tecnicamente non è successo niente. Lei sta bene, mi sembra. E ci ha dato delle cose nuove. Non c'è bisogno di evocarla. No, non c'è bisogno di evocarla, credo, perché lei sta qui. L'unica cosa buona, effettivamente, è che ci sono quattro nuove... altre pacchette. Sì, e quattro nuovi libri anche, quindi probabilmente... E che buonissimo, perché la mia si stava per rompere. Può essere che ci abbia chiamato per questo, ci ha chiamato per darle tre nuove bacchette. Secondo me, per darci tre nuove bacchette, tre nuove magie. Perché noi, effettivamente, cioè, avevamo bisogno di tre nuove magie. Abbiamo sempre... Ma perché ci ha chiesto di evocarla? Non lo so, probabilmente pensava di essere in difficoltà. Forse per le bacchette. No, per le bacchette. Secondo sì, me potrebbe per essere che potremmo... Sì, ho capito, ma cosa viene piangendo per le bacchette? Mi sembra strano. Non c'è sempre chiamato in quel modo. Sì, ho capito, ma no, quando ci chiama in quel modo è perché c'è qualcosa. Probabilmente ci ha chiamato per l'intruso. Ma ho capito, ma il messaggio del il messaggio di Anna, questo foglio qua dove c'è scritto evocami con la tavola di Ouija, perché ce l'ha dato se lei è già qui? Cioè lei è già evocata. Ma noi siamo sicuri al 100% che sia un suo messaggio? Beh, siamo qui, cioè non ho capito che cosa dovrebbe uscire dalla tavola allora se non lei. Potrebbe non essere il suo però, eh.
questo può essere, ovviamente, ma allora voi dite che se noi proviamo ad evocare qualcosa con la tavola di Ouija succede qualcosa di brutto? Potrebbe essere una trappola in questo senso? Effettivamente ha meglio senso. Meglio che per il momento non la tocchiamo allora la tavola di Ouija, eh? Ok, concordo, allora con Anna. Facciamo un'ultima cosa. Visto che intanto siamo qui e visto che queste bacchette sembrano messe apposta per noi, voi avete ancora i libri vecchi, giusto? I certo. due che ci ha dato. Sì, okay. Sì, sì. Allora ognuno prende la bacchetta del suo tipo, ok? Che queste sono più potenti ancora e ospitano molto più potenti. Magie più potenti ancora. Ognuno prende anche il suo libro, mi raccomando ragazzi, Vai, non fatemelo ripetere. Ognuno prende soltanto la sua magia, non prendete quella degli altri. Ho rimesso a posto anche la vecchia bacchetta. Ok. Poi ognuno mette tutte e tre le magie all'interno della nuova bacchetta e in questo caso ne abbiamo addirittura tre, ragazzi. Secondo me siamo messi molto bene. Adesso la mia bacchetta ha tre magie che sono non solo le due di prima, ma anche la Dragon Fireball. Oh, vuoi vedere che è quella cosa? Dell'intruso? No, 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 occhio. Non la prova qua dentro. È la sua. Cavolo, sì. Oh, porca miseria. È la sua. Quella è quella sua. E porca miseria, sì. Questa brucia tutto. Ma è strano che lei mi abbia dato la stessa magia che ha già l'intruso. Cioè, non vi sembra strana come cosa? È un po' sospetta. Un po' sì, Perché Tutto mi ha dato sospetto. La stessa magia che usa l'intruso? A te, lo Anna, so. Come si chiama quella che ha dato a te, invece? Non lo so, aspetta che provo a usarla. Oh mio Dio. Oh, wow. È buonissima. Comunque ti ho chiesto come si chiama, non che cosa fa Anna. Dovresti sapermi rispondere. Dovevo usarla una prima volta. Come per si saperlo. Chiama Anna? Si chiama Force Field. Ok, campo di forza. Questa ti impedisce. Vedi? Posso non possiamo. Potenziare pure la mia. Aspetta, aspetta. Sì, fatelo, fatelo. Guarda, non si può avvicinarsi ad Anna. Porca miseria, non uscire. È potentissimo. Eh sì, se siamo tutti dentro è ancora meglio perché ci. Capito? È come. Questa possiamo usarla. Ma proteggervi tutti quanti. Quando tipo arriva Gaster o Ghiar o chi cavolo che siano, lei ci fa questa e loro non ci possono tirare i ragni, i fulmini, tutte quelle maledizioni. Ma è abbastanza oltretutto. Mario, la tua che cosa fa? Usala lontano. Lontano però, la mi raccomando. La provo là davanti. Va bene. Che cos'è? Ma ti ha dato. Si chiama Disintegration. Ma sei in fiamme tu. Scusami, eh. Forse non è che ti è rimbalzata contro. Probabilmente va Probabile. Usata su qualcosa. Prova a usarla su di me. Usala sicuro? Su di me. Sì, tranquillo, non muoio mica così facilmente. Sì, esatto. Ti mette fuoco, è buona. È buona, è molto buona. Posso provare io? Aspetta, fammi finire prima che l'effetto di questa roba, perché non vorrei morirci. Non Prova è che qualcuno lontano intanto. Ok, mi sono spento. Stefano, l'ultima è la tua. Buona! Bellissimi! Buona! È molto buona! Molto buona! Congeleranno? In teoria, non lo so, non provarla prova, su di noi. No. Su Mario, dai! Ok. No, fanno no, solo male, congelano. Sì. Molto buono! Fantastico! Molto buono, ok. Stiamo iniziando ad essere veramente potenziati. Le bacchette vecchie, come ha fatto Anna, rimettetele a posto nella teca, ok? Tanto non ci servono più. Mi raccomando, quelle vecchie, non rimettete per sbaglio quella nuova, Stefano. Fatto. Sto guardando a te, eh. Ok, perfetto. A sto punto io direi che ce ne possiamo andare. Quello che dovevamo fare qua dentro l'abbiamo fatto. Non abbiamo capito il messaggio. Non sappiamo che cosa dobbiamo fare. Evocarla sulla tavola. Possiamo provarci, ma non so, ho un po' paura. Io eviterei, sinceramente. Cioè, non lo so. Secondo voi io ci dobbiamo provare? Io ho paura di toccare la tavola non a questo mi fido. Punto. Ma se ci è arrivato il messaggio, cioè magari ci vuole dare un'altra cosa. Ricordatevi che questo è un ologramma, una cosa tecnologica, non è il suo spirito. Quello che appare invece alla tavola potrebbe esserlo.